questa sera parleremo di Giuseppe Verdi, in particolare della Traviata, che è una delle sue opere più famose, più importanti, e soprattutto del rapporto fra musica e testo. Sappiamo che nell'opera la parte musicale è la parte, diciamo, che tutti credono essere più importante, ma senza il testo, cioè senza un libretto grandioso, non esiste la musica. E sappiamo che Verdi, con tutti i suoi librettisti, in questo particolare caso con Piave, lavoravano insieme, cioè prima nasceva il testo e in base al testo la musica. In base alle esigenze della musica, del compositore, il testo veniva cambiato. Quindi io cercherò di spiegare al pianoforte come Verdi ha messo in musica il libretto di Piave, nel caso particolare della Traviata, che è una delle sue opere più famose, più importanti. Tra i tanti momenti importanti dell'opera, uno dei momenti più significativi è l'entrata di Alfredo del secondo atto. Quando Violetta lo sta per lasciare, che sfocia poi nel famoso Amami Alfredo. E c'è tutta una pagina orchestrale in cui Verdi riesce a creare in musica questo stato di ansia di Violetta attraverso la musica, che si combina perfettamente con le parole del testo.